One, two, three, fuck it. Non è che io non abbia registrato video in questi mesi, solo che mi sono perso la parte tipo più importante, ovvero pubblicarli. E niente. Oggi sono tornato con una videocamera, sì, videocamera, fotocamera, chiamatela come volete. Infatti ho comprato questa, la, non si vede, la Sony ZV-E10, che è uscita letteralmente da pochissimo. Avevo intenzione di comprare la sorella minore, la Sony ZV-1, ma ho preso proprio lei, che ha obiettivo intercambiabile, quindi se in futuro volessi mai cambiare obiettivo posso farlo. E inoltre ho comprato anche un'altra cosa, ovvero il titolo di questo video. Ho preso questo, c'è un bel pacco qui da unboxare, una penny board. Ho deciso sì di comprare una penny board, ho deciso di comprare giusto quelle piccole cose che rendono un vlogger un vero vlogger. Mentre apro la scatola vi dico i motivi principali perché al quale ho deciso di comprare sia la fotocamera che questo. La fotocamera ho deciso di comprarla perché mi sentivo troppo stretto a registrare con questo, ed è anche il motivo per il quale non ho pubblicato tutti i video che io ho registrato durante questi mesi di assenza. Ma comunque, siamo all'unboxing, che anzi ve lo faccio vedere. Siamo all'unboxing di sta roba. Ok, c'è sia il logo, e qua se la tirano tantissimo sul fatto che i loro skateboard non sono solo dei pezzi di plastica, ma sono delle penny board. Ed è anche per questo che una penny board non costa quanto uno skate normale, sicuramente costa quanto un rene, in realtà, visto che il modello che ho preso io è la più piccola, è il modello da 22 pollici se non mi sbaglio, è costata un bel po', in realtà è costata circa 90 euro. L'ho presa direttamente dal sito di Penny, dove fortunatamente non c'è bisogno né di registrazione né di nient'altro per poterla comprare, ed è arrivata in circa, non so, 2 settimane, qualcosa del genere. Ma non ha importanza in quanto tempo sia arrivata, ma l'importante è che sia arrivata. Per chi fosse interessato più nello specifico, questo è il modello che ho preso, la Highland 22. Andiamo a levare dalla confezione, da questa pezza di carta, eccola qui in tutto il suo splendore. Questo è il mio braccio, ok, questo è il mio braccio, questa è la penny. Pensavo fosse più piccola, ma sì, comunque è, in realtà è piccola. E niente, e qui c'è il logo Penny Australia. Niente, l'ho presa di questo colore perché mi ricordava il Canada, la montagna, le foreste. La scritta recita "Greetings from Penny", che è scritto ovviamente in grande. E questo "from", ah no, "since forever", da sempre. Mi ci andrò ad ammazzare sicuro. Dovrò semplicemente imparare ad usarla meglio, ad usarla like pro. Altra cosa che devo farvi vedere è questa. Ho comprato un'agenda su Amazon, tra l'altro non è neanche un'agenda, è un notebook. Fino a poco tempo fa usavo Notion per prendere appunti, per segnarmi la daily routine, eccetera eccetera, ma effettivamente io ho sempre preferito il cartaceo, fare le cose con carta e penna. Tra l'altro ho preso questa abitudine da quando ho cominciato a leggere assiduamente. Infatti qualche giorno vi farò anche vedere un po' i migliori libri che ho letto, tra crescita personale eccetera eccetera, perché ho in realtà un po' di libri interessanti, non che la mia libreria sia chissà quanto enorme, attenzione, però ho letto dei libri abbastanza interessanti, ho fatto degli ottimi acquisti. Spero di usarlo, spero di farne buon uso. E tra l'altro spacchettiamola, anche perché me l'hanno spedita proprio così, è nera, e ho deciso di prenderla a pagine bianche. C'è la possibilità di prenderlo a quadri o a righe, ma io decido di prenderlo proprio vuoto, così, empty, an empty notebook.
sì, ha anche l'elastichino, l'accetto per segnare la pagina, che è un'agenda molto molto easy e alla mano. E niente, un'altra cosa che non vi avevo fatto vedere è stato il simulatore. Sì, ho deciso di comprare il Logitech G920, questo qui. Ve lo faccio sempre vedere tramite telefono per non, anzi faccio di meglio, che è lui, il G920, molto figo. Sostanzialmente è il più economico di che Logitech mi mette a disposizione, però fa il suo lavoro. Tra l'altro lì con la pedaliera eccetera eccetera, perché effettivamente mi sono reso conto che negli ultimi da un po' di mesi a questa parte ho smesso di giocare a qualsiasi tipo di gioco e mi sono sempre dedicato ai giochi d'auto, principalmente Formula 1 e Forza Horizon. Tra l'altro, se volete vedermi giocare a questi giochi, vi invito ad iscrivermi al mio canale di Twitch, dove ogni tanto, quando mi viene quello sprazzo di gioia, faccio qualche live e mi potete vedere giocare non solo a giochi d'auto, a giochi di corse, ma a qualsiasi cosa che mi passi per la mente. Quindi vi invito a fare un salto sul mio canale Twitch. Tra l'altro, in questo ultimo mesetto mi era passato per la mente di moddare il mio P8, e infatti è quello che ho fatto. Infatti non ha più la ROM di Xiaomi, ma ho deciso di mettere la Pixel Experience. Ho deciso di seguire il video di Nicolò Comerlato su come effettivamente installare la Pixel Experience su un device Xiaomi. E niente ragazzi, è stata la cosa più semplice e veloce che io abbia mai fatto. Pensavo passassero giorni per sbloccare il bootloader, invece è stato molto easy. Cioè, sostanzialmente ho il corpo, è quello del mio 8, ma effettivamente è diventato un Google Pixel e gira una meraviglia, è fantastico. Tra l'altro questo l'ho fatto perché per non comprare un nuovo telefono. Sì, perché ragazzi, ho da ben un anno nella lista dei desideri di Amazon questo maledetto bramo, un iPhone da veramente tantissimo tantissimo tempo, perché ragazzi io semplicemente amo la Apple, sono un fanboy di Apple incredibile. Questo è il 12 mini e quando è uscito l'iPhone 12 mini, ragazzi, io mi sono innamorato, perché è un telefono bellissimo, li ho provati tutti, dal 12 mini al 12 Pro Max, e c'è da dire che il 12 Pro Max, raga, è quanto questo notebook, sia di spessore che di larghezza, è una padella, è letteralmente un mattone quel telefono, raga. Il 12 non mi piace per niente, ma raga, il 12 mini è favoloso, è piccolo al punto giusto, come i vecchi iPhone 5, quel design a mattonella, piccolo, bello compatto, figata assurda, e tra l'altro è potente perché è comunque un iPhone 12. Infatti quello che molti pensavano all'inizio è che fosse una versione light di iPhone 12, ma in realtà è proprio un iPhone 12 piccolissimo ed è bello, ed è veramente bello. Ma mi sembrava uno spreco di soldi, perché mi sembravano un po' soldi buttati. Non perché fosse un iPhone, attenzione, ma perché semplicemente non mi serve. Ho già un telefono che va più che bene, l'ho moddato e va ancora meglio. Può essere che aspetterò il Black Friday per prenderlo, o direttamente aspetterò o Natale o addirittura il mio compleanno l'anno prossimo, tanto comunque lo faccio a febbraio, quindi il problema non si pone. Detto questo, io vi saluto, vi invito a seguirmi su tutti i miei social, che vi lascio qui sotto nella descrizione, tra cui Instagram, Twitter, fanculo Facebook e Twitch, e noi ci rivediamo in un prossimo video.